Bene ragazzi, volevo dire, scanso equivoci, che sembrasse che alcune mie pubblicazioni, anche poetiche, con Giulio Perrone, ecco, cosa sembra che, cioè, che io vada a appoggiare Giulio Perrone o quella pecora di Elio Pecora, anche se Elio Pecora non c'entra niente con Giulio Perrone, però si frequentano, amano frequentarsi, si attraversano nel limbo, insomma, a parte queste minchiate, ovviamente la normalità di oggi è follia pura. Tutto ciò che oggi viene definito normalità è follia, è una branco di belanti, babuini, capre, che sono dei folli, sono la normalità, quella che oggi viene detto, vivi in maniera normale, conformati, è un capraio, è un porcile, cioè non è un porcile, ma è proprio un, non lo so, una fila inutile di capre che mira arrivare a uno sportello vuoto. Quindi, che dire, non ci si può che discostare, facendo buon viso a cattivo gioco, però questo implica una sofferenza enorme, sia fare buon viso a cattivo gioco, sia scostarsi, e però, ahimè, alcuni dicono: ruba delle caramelle. Beh, lo dissero, beh, da ragazzi si rubavano sempre le caramelle, e questo, secondo me, rubare caramelle è meno grave che non essere in questa belante banda di babbuini. Poi c'è lo spettacolo, c'è l'intrattenimento, tutto ciò che anch'io purtroppo sono scaduto a fare, cioè un intrattenimento comunque non seguito, però sempre un tentativo di, insomma, no, in realtà sembra un tentativo di introspezione, diciamo, però poi è diventato intrattenimento. Quindi in realtà, ogni volta c'è la tentazione di continuare a far parte della banda belante di babbuini, però è ovvio che tutto ciò che poi conduce alla banda belante è la normalità, quindi una normalità magari anche rassicurante, per alcune volte, almeno io nella normalità normalmente mi sono trovato molto male, molto, cioè molto sconfortato, molto comunque anche mi sentivo come se fossi solo anche in mezzo agli altri. Però appunto la tentazione di sentirsi come gli altri, di sentirsi normali, di avere la propria casetta, la propria famiglia, il proprio lavoro, di timbrare la mattina, ovviamente è forte per il contesto, appunto, che è quasi tutto così, dappertutto. L'alternativa, sembra noi gli alternativi, però gli alternativi sono ancora più belanti di molti, molti della normalità, quindi assolutamente io non mi sono mai, almeno consapevolmente, posto tra gli alternativi, quindi non cercate qui un anticonformista, un alternativo. Uno che non, vorrebbe non conformarsi, però ahimè nasce in un contesto in cui è tentato a conformarsi. Però a non conformarsi, a conformarsi alle leggi della vita, non a conformarsi alla normalità belante di babbuini, è ben diverso conformarsi
alle leggi naturali che non provare, insomma, una direzione di conformità che non alle leggi naturali, che non conformarsi alle leggi innaturali di una società anormale che dice di essere la migliore delle possibili.